Dodicesima udienza al processo per il duplice delitto di Teresa Costanza e Trifone Ragone. A testimoniare due sottufficiali dei carabinieri di Ross di Roma. Il primo, il maresciallo Pier Giorgio May, ha spiegato come siano stati analizzati tre computer nella disponibilità dell'imputato. Due erano stati sequestrati a Somma Vesuviana, dove vive la famiglia Ruotolo, e inoltre un PC portatile direttamente nella sua abitazione di Pordenone. Secondo l'accusa, sarebbero stati cancellati dati in modo massivo, almeno 7.000 files, tra il 17 e il 22 settembre del 2015, nel periodo cioè in cui era stata ritrovata l'arma del delitto. La difesa ha invece ribattuto che nel PC portatile di Giosuè Ruotolo fossero stati cancellati soprattutto dati di sistema nel tentativo di passare a un sistema operativo più recente. L'altra deposizione del maresciallo capo Ponziano Belli, che coordina il reparto indagini telematiche di Ross, ha invece indicato come l'imputato all'ora del duplice omicidio non sarebbe stato connesso a internet per giocare a un videogioco. Ci sarebbe un buco di quasi 2 ore e mezza fra la seconda e la terza partita e resterebbe scoperto proprio l'orario attorno all'omicidio della coppia. Inoltre il maresciallo Belli ha spiegato come siano riusciti ad accedere ai contenuti del telefonino di Teresa Costanza, permettendo di trovare alcuni messaggi su Facebook tra la vittima e un profilo anonimo. L'accusa ritiene che dietro a questo avatar possa esserci proprio Ruotolo. Lui dal canto suo è entrato in aula sorridente e un po' ingrassato, non era alla sbarra, ha salutato il fratello, il padre e poi è andato a sedersi a fianco di suoi legali per seguire l'udienza.